Il mondo di Genshin Impact, oltre ai suoi eroi a 5 stelle, si tiene ben stretti anche diversi forzieri nascosti nella mappa. In questo video ho deciso di raccogliere alcune informazioni per permettere anche a voi di ottenere due degli ultimi forzieri che ho trovato anch'io attraverso delle informazioni scovate in rete. Nel primo caso dovete semplicemente lasciarvi cadere da questo checkpoint che avete visto, da questo punto di teletrasporto, punto di interesse, come volete chiamarlo, e arrivare verso questa zona. Perlustrata dall'alto, lasciatevi trasportare semplicemente dal vento mentre cadete, non vi preoccupate, e arrivate dove ci sono questi tronchi che escono dall'acqua, che emergono dall'acqua. Ci sono tantissimi forzieri nascosti in questo mondo, però alcuni sono veramente legati alle enigme ambientali e vanno scovati in alcuni modi del genere. Molti mi sono venuti in mente semplicemente per aver giocato Breath of the Wild, altri per altri semplicemente bisogna arrivarci oppure trovarli in rete. In questo caso, vedete, vi lasciate cadere sull'ultimo dei tronchi vicino alla roccia e non appena toccate la punta del tronco, tac, ecco il forziere. Questo è il primo che vi lascio trovare. È molto molto interessante anche perché sono 30 punti esperienza. I punti esperienza lo sapete che vanno presi tutti uno per uno perché sono la cosa più importante del gioco al momento. Per il secondo invece bisogna teletrasportarsi verso Guyunstone Forest, ovvero dove c'è anche il boss, quello di terra, di gemme in buona sostanza. Andate avanti in questa zona, lasciatevi cadere e andate verso queste isolotte interconnesse. Proseguite qua verso tutto il percorso e lasciatevi distrarre esattamente come me da un Corlapis che vogliamo tutti, perché non lasciatevi scappare i Corlapis perché servono per Keqing e forse per altri personaggi, non lo so, però per Keqing sicuramente, quindi se la trovate i Corlapis saranno la vostra linfa per poterla far salire di livello, far scendere. Andate avanti, proseguite verso questa zona, fregatevene altamente di tutti i nemici e non appena arrivate in questo punto, svoltate verso destra, ci saranno delle barche incastrate sulla roccia, voi salite verso la seconda barca. Se ce la fate, non vi incartate come me. E arrivate qua sopra, ci sarà il classico cumulo di rocce da spaccare e un altro forziere dello stesso identico tipo. Spero che il video vi sia tornato utile. Nel caso lasciate un like e condividete. Ciao ragazzi, buon farm con Genshin Impact.